Ciao a tutti e buon giovedì! Allora, oggi ho preparato per voi una bella storia, quindi mettetevi comodi che tra poco la leggiamo insieme, ma prima volevo salutare e ringraziare tutti i bimbi che ci hanno seguiti in questo periodo. Allora, salutiamo Diego, Salvatore, un bacio anche a Giulia, un bacio a Mara e a Giada, un saluto a Luigi, a Bebè Leo, a Lorenzo. Un saluto anche a Emma Piccola e Ludovica, un saluto a Samuele, un saluto a Alessandro, ciao anche a Lorenzo, a Luna, a Diego Grande, a Tommaso e Niccolò. Poi ancora un saluto a Matilde e Lucio, un saluto a Emma Grande, Mattia, Ilaria e Alessandro, un saluto a Tommy. Un bacio anche a Charlotte, a Valerio, a Leonardo, un bacio anche a tutti Mattia, a Gaia, a Sofia, Alexa, a Giulio, Giordano e Giorgio, a Leonida, Luna e a Nico. E poi ancora un bacio anche a Mirko, un saluto anche a Daniele, a Elena, Ettore, a Nicoletta, un saluto anche a Alice, a Manfredi, a Giulia, Gabriele e Mattia. Mi raccomando, orecchie aperte. Cosa ha perso la topolina inglese? Nel bel mezzo di una grande città c'è un piccolo edificio giallo e se qualcuno perde qualcosa è qui che finisce e si chiama l'ufficio degli oggetti smarriti. Il signore e la signora Rana tengono tutto al sicuro, sperando che tutti gli orologi, le borse, i telefoni, i giochi, le scarpe, le grattugie perse vengano ritrovate. Ma il negozio è veramente piccolo e ci sono così tanti oggetti smarriti. È tutto molto stretto, ma è comunque splendido. Un giorno di sole una topolina entrò. Benvenuta, disse il signor Rana. Cosa hai perso? I have lost my hat, disse la topolina. Il signore e la signora Rana non parlavano inglese, non avevano idea di che cosa stesse dicendo la topolina. Che cosa dovremmo fare? Pensavano. Forse ha perso un ombrello. Tutti perdono un ombrello almeno 2 volte, pensò il signor Rana. Hai perso questo? Chiese il signor Rana. An umbrella? No, rispose la topolina. Poi la signora Rana si ricordò. Molti mesi fa era stato trovato qualcosa. È tuo questo? Chiese la signora Rana, tenendo in mano un pezzo di formaggio. Cheese? No, it stinks, disse la topolina. Dovresti buttare quel formaggio nella spazzatura, cara, disse il signor Rana. Forse la parola hat vuol dire cappotto, disse il signor Rana. Ora dove ho messo quello giallo? Trovato, disse il signor Rana. A coat? No, I have lost my hat, disse la topolina. Iniziò a sentirsi un po' sconsolata. Dobbiamo continuare a provare, disse la signora Rana. Not a scarf, not a sweater, not trousers, not shoes, not sunglasses. I have lost my hat, disse la topolina. Not 2 bicycles, not a computer, not 3 books, not 4 bananas, not 5 keys. Che disastro! E una grossa lacrima scese sulla guancia della topolina. Che ne dici di una tazza di tè? Chiese gentilmente la signora Rana. I love tea, thank you, rispose la topolina. Si sedettero insieme, sorseggiando i loro tè e sentendosi un po' tristi. La topolina ebbe un'idea incredibile. Poteva indicare la sua testa. Hat, disse. Ce l'ho! Esclamò la signora Rana, balzando in piedi. Ma certo, una parrucca, disse la signora Rana. No, not a wig, disse la topolina. Not red, not blonde, not brown, not multicolored, not green. Che ne dici di questi? Chiese il signor Rana aprendo una tenda. Hat, esclamò la topolina. Ah, ma quindi hat significa cappello. È meraviglioso. Il signore e la signora Rana erano contentissimi. Too tall? Too small, too tight, or too big?
È rimasto solo un cappello, disse la signora rana, entrando fino al retro dell'armadio. Non è possibile che sia questo vecchio cappello, no? Hat! I have found my hat! Thank you very much! Disse la topolina. E così la topolina trovò il suo cappello e il mondo tornò ad essere bello. Goodbye, disse la topolina e saltellò via. Goodbye, risposero il signore e la signora rana. Mi chiedo chi verrà domani, disse il signor rana. La signora rana lo circondò con il braccio. Non lo so, rispose lei, dandogli un abbraccio, ma chiunque sia, noi faremo del nostro meglio per aiutarlo. Eccoci qua, allora io ho cambiato postazione e sono in compagnia di un amico oggi che ci aiuterà nell'attività. Allora, abbiamo deciso insieme di fare che cosa? Me lo dici tu? Sì, allora, Abbiamo deciso insieme di ricreare i personaggi. di questa storia che vi manderemo. Sì. Quindi creiamo la signora rana e il signor rana. Con l'aiuto Mani, delle mani e dei dei colori. colori, delle tempere. Ok. Poi infine usiamo il verde perché comunque è una ranocchia. Sì. Sempre poco, eh? Così un po' di colori allegri. Ok, ci siamo? I colori sono pronti. Poi, con l'aiuto di un pennellino. Con l'aiuto di un pennellino andiamo. A spennellare la mano di Esatto. verde, no, Allora, di partiamo con. colore. Ok. Partiamo dalla testa che mi hai detto di volerla fare così o dal corpo? Dal Dal corpo. corpo. Ok, quindi abbiamo qua viene lo scialle. Dai il colore. Allora, a me base il colore, invece se voi ne prendete un po' di meno che voi siete più piccolini, vabbè no, tanto pennello, potete prenderne dell'altro. Ok, allora, adesso pulisci un pochino il pennello su questa salvietta e passiamo al prossimo colore. Ok, che è il bianco della Bianco. maglietta, esatto. Vai, prendi il bianco e lo metti subito sotto il viola, attaccato, esatto. Qua io sto facendo Io il vado a colore vedere scelto, di però là, voi siete piccolini, potete mettere un po' intorno dentro. a questo Va bene, colore. va bene. Ok, abbonda, abbonda, prendi un altro po', ancora un po' di bianco, vai. Ce l'ha neve, Che cosa? Sì, ma lui ha gli occhi neri. neve marroncini, marrone, uno scuro scuro. Ok, vai, Così. prossimo, la gonna viola, puoi anche Ok. lasciarlo bianco sul pennello. No, se no si va viola più chiara con questa. La gonna viola. Oppure la fine della gonna era. No, era la gonna, e poi Ok. le dita le fai di verde per fare le zampe. Vorrei vedere pure il naso. Ok, e poi infine le Zampe zampe col verdi. verde. Ecco una righetta. Vai, abbonda col colore, altrimenti non viene bene la. Ok, vai, pulisci. E vai col verde. Ma no, è nero questo. Questo. Allora,
vanno bene i colori che voi avete a casa, va bene tutto, anche il verde più scuro si può prendere, quello più triste, verde cespuglio, no, verde, vabbè sì, verde cespuglio e poi i pennelli, anche voi quelli che avete a casa, se ce li avete un po', se ce li avete più grandi va bene comunque, che fate prima. Ok. Anche perché se ce l'avete grosso come la mia, come la vostra mano, potete fare delle strisce. Sì. Ok, ultimo dito. E abbiamo finito. Ok, ti consiglio, posso prendere il pennello? Ti consiglio di dare una ripassata al primo viola, dammi al volo la mano, perché si sarà asciugato nel frattempo, sì. Altrimenti non viene bene il timbrino. Stessa cosa possiamo fare col bianco. Speriamo che in questo tempo non si asciuga questo, che poi quando stiamo facendo questo si asciuga questo, se no andiamo avanti Andrea e non finiamo il video. Esatto. Vai, pronto? Sì. Ah, mettila dritta e poi dopo giriamo il foglio, non ti preoccupare. Ok. Lascia un po' di spazio per le teste e mettilo di qua, che dopo dobbiamo fare anche il signor Rana. Schiaccia bene, 5, 4, 3, 2, 1, vai! No, tentativo fallito, rifacciamolo, vai, dammi la mano, avevi ragione, metti un colore e si asciuga l'altro, metti un colore e si asciuga l'altro, vai, veloce, 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 veloce. Mamma mia, ma in tre non facciamo un disegno fatto bene. Ok, un po' di qua e bianco, bianco, bianco. Così. Di più, di più, di più. Tutto. Tutto. Vai, verde, verde, veloce, veloce, veloce. Vai, schiaccia. Oh. Vai, 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 vai. Solleva. No. Ok, abbiamo deciso che lo aggiusteremo noi. Allora, siccome l'attività di prima è stata un fiasco totale, abbiamo deciso di armarci di foglio e penna puliti per fare un disegno. Allora, quindi adesso procederemo a colorare con matite e pennarelli. Sei pronto? Ok, vai. Allora, innanzitutto quella chi è? La signora Rana. La signora Rana. Ti ricordi com'era la storia? Dice la signora Rana e il signor Rana stavano lì in un edificio giallo al centro della città. Io sono super male, mezzo scarico. Eh sì, ne puoi usare un altro se vuoi. Sì, che bello, la signora Rana multicolore. E stavano lì nell'ufficio degli oggetti smarriti. Un giorno chi è andato nell'ufficio degli oggetti smarriti?
Una? Topolina. Una topolina. E che cosa cercava? Come si dice in inglese, ti ricordi? Oh mio Dio. Oh mio Dio. This is hat. Ma la signora rana e il signor rana parlavano l'inglese? No. No, e quindi non la capivano. Non sapevano che cavolo vuol dire hat. Io voglio il mio hat. Le hanno provate tutte. Sì, e poi alla fine l'hanno trovata. Hat, che cosa vuol dire? Cappello. Bene. Ma qual era il cappello, quello lungo lungo lungo? No. Quello corto corto corto? No. Quello sottile sottile sottile? No. Qual era? Quello normale. Quello normale. Quello un po' vecchiotto in fondo all'armadio, eccolo qua. Dopo lo andrò a colorare e così scoprirete il colore. Anche del signor Rara e della signora Rana, perché vabbè, non state vedendo il dito, sì, che state vedendo il dito, ma no, noi, mentre noi lo stiamo ti facendo. Sfuggono le tecniche di montaggio in questo momento. Ma che cosa vuol dire ti sfuggono? Niente. Ma tu sai come si dice rana in inglese? Secondo me non me la ricordo, ma non mi sembra di saperlo. Si dice frog. Poi so anche... E il topolino? Fish e pesce, sì. Secondo me lo so, però non me lo ricordo. E invece topolino come si dice? Il topo. Topo si dice... È come quello del computer. Mouse. Bravo. Frog, frog, mouse, hat. Mouse, hat, mouse, hat, sì. Frog, mouse, hat, sì. Passiamo adesso a colorare il signor rana. Con il verde che in inglese si dice... Green. Bravo. Che non gli ho fatto il naso? Oh mio santo, gli abbiamo tagliato il naso, l'abbiamo snasato. E vabbè. Thank you.
ricapitolando. Frog, frog, mouse, hat. Bravo, più forte. Frog, frog, mouse, hat. Bravo. Frog, frog, mouse, hat. Ok, adesso passiamo al topolino. Anzi, alla topolina. La nostra topolina inglese. English. Mi sa che non scrive quello, prova questo. Come che tu tieni tutti i colori anche scarichi? Non mi dimentico sempre di buttarli. Era vecchio. Ah sì. Sta bene un po'. Di che colore è? Come si dice in inglese, Andre? Yellow. Yellow hat. Bravo. La tutina è a strisce. Di che colore? Red and white. Bravo. Quelle sono le orecchie. Non che so si, come dice? Si dice in inglese. Ears. Mi sono sbagliato, che prima ti ho detto che non facevamo inglese, invece sì. Lo vedo dalle parole che mi dici. Marrone invece si dice brown. Brown, bravo. Brown, bravo. Che bello. Brown ears. Ears, che cavolo vuol dire? Ah, orecchie. Sì. Face. Testo. Arm. Hand. Hand. Arm. Hand. Sono le mani? Sì. Ora cosa, come si chiama? Diciamo che quello può essere il mento. Chin. Mi sono scordato una cosa.
Glassis, ce li stavamo dimenticando. Cosa vuol dire glasses? Occhiali. No, mi sto tirando, mi sto tirando. La topolina finalmente ha trovato il suo cappello. Che si dice? Ciao. Grazie Andrea per l'aiuto. Prego. Ah, dove vai? Non metti a posto? Mi sarei prima inquadrato Non fa niente. Sapete che noi cantiamo sempre una canzone a scuola? Per mettere a posto tutti quanti insieme. i capelli. Quale? Clean up, clean up, everybody, let's clean up, clean Ma chi up, l'ha cantato così? clean up. Ciao! Ma sono bravissimi, mi sa. Sì?